E rieccoci in onda in questa mattinata autunnale di novembre. Siamo tutti qui molto impazienti di ascoltare Matteo Casadei che ci aggiornerà su come stanno andando le cose per lui e per il suo gruppo. Dovrebbe essere già in linea, Sì, Matteo? sono già in linea. Che bello risentire la tua voce. Ciao Ciao amore. Matteo, una vita che non Ciao. ci sentiamo, non ci vediamo. Davvero, davvero, mi fa un grande piacere, guarda. Io chiederei al mio solerte collaboratore, nonché grandissimo amico, stimabile persona, efficientissima, di alzarmi il volume in cuffia. È possibile? Perché sento poco. Matteo, mi parli un attimo, che non so se. Ma de devo parlarti in Sì, maniera scadente, prova, devo. fammi, prova, prova. Prova, prova 1-2. Sento poco, Paolo, perché? Vabbè, è così, alzo il volume della. Proverò a urlare più. Prova Ecco, 1-2. Morena, mi senti? Mi ho avverti? alzato il volume qua del mio aggeggio che stamattina sono senza Nazareno e sono disperata dal punto di vista tecnico. Vabbè, dai, cercherò di aguzzare il timpano. Niente, sono un disastro. Stamattina non riesco a fare un volume decente. Ma in Ok. realtà troppi concerti e tu sai che oramai i tuoi timpani sono completamente compromessi, Ma sai quindi che io ormai sei ultimamente sorda come una campana. sono una vecchia carampana. Una vecchia carampana. Allora, ultimamente ho fatto pochissimi concerti, Matteo. Ci ho avuto un paio d'anni così di ritiro spirituale, chiamiamolo in questa maniera, e mi sono persa un po' di cose. Anche non mi hai più visto da nessuna parte proprio perché così. Ci ho avuto un periodo un po'. Beh, io spero che tu stia raccogliendo le energie per scrivere un altro libro a questo punto. Ma guarda che io sai che ho smesso di scrivere. Pure. Cioè, allora devi aver iniziato a fare altro però, perché altrimenti. Meditazione, mi sono data la meditazione. Allo zen, ho capito. Allora, Matteo, noi siamo qui per parlare di te, chiaramente, perciò smettiamola con questi discorsi che Ma mica a riguardano. me piace parlare di te, Morena, che dobbiamo fare? Vabbè, allora fammi un'intervista tu, va. Facciamo il contrario. Capovolgiamo. No, no, siamo qua per parlare del tuo nuovo singolo, Matteo. Che ha fatto frutto, fatto fruttare così dei semini che c'erano già in passato. Mi riferisco, nella fattispecie, a quello che si poteva intuire dal singolo di Pensieri Illuminati, no? Questa direzione molto più synth, chiamiamola così. Che ci dici, Matteo? Che ci racconti questa mattina? Ma che ti dico? Beh, iniziamo a parlare dei morti, nel senso che i morti Siamo erano nel mese di una. Beh, novembre. figurati, noi volevamo poi farlo uscire il 2, poi in realtà per problemi di ordine così logistico organizzativo non ce l'abbiamo fatta, nel senso che. Ho trovato il tasto del volume, Matteo. Adesso ti sento. Quindi mi senti Ora ti finalmente? sento finalmente. Cioè, puoi smetterla di giocare? Se tiro là con i tuoi pulsanti. Ma io non smetto mai di giocare, lo sai. Poi stiamo parlando di una cosa setta proprio dei È vero. morti, quindi non si può ridere. Hai D'accordo? ragione, Ci devo diamo un smetterla di tono. dissacrare tutto, via. No, no, bella, bella tua furia iconoclasta, poi radiofonica è ancora sì. migliore. Questi No, morti. ti dicevo, cioè, perché i morti? Perché noi stavamo compilando il disco e i morti è venuto fuori in realtà in un periodo leggermente posteriore a quello che era il corpus fondamentale che poi andrà a inserirsi nel disco nuovo che uscirà in primavera. Però nel momento in cui, a parte che come hai già anticipato, a noi hanno sempre interessato un certo tipo di sonorità, nel senso che crediamo che fermamente che la musica sia una materia in forma e in evoluzione e che della musica facciano parte anche certi suoni perché appartengono al tempo in cui la musica la si fa, quindi non si può rimanere indifferenti di fronte, come poi tu parli di synth, in realtà il synth è un suono di 30 anni fa, È vero, che poi è vero. viene ripreso e ricontestualizzato. Secondo me quello che si avverte più in pensieri, scusami, morti è un nuovo tipo di produzione, una produzione che forse strizza l'occhio ad un genere che paradossalmente è di 20 anni fa quello degli anni 80, nel senso quando si mettono in filo le cose e si scandiscono bene, dove il fattore umano viene relegato al produttore, cioè a come si decide di mettere gli elementi in campo. Non so,
tipo Mondrian, per capirci, no? Se fosse un quadro. Detto questo, la realtà dei fatti è che in realtà I Morti è un pezzo umanamente molto vivo, passami Calabrò, perché in realtà il testo è formalmente, in un certo senso, molto semplice, molto popolare, molto intellegibile, e quindi è un testo che secondo me ha delle figure che si prestano molto all'immaginazione, per cui è tutt'altro che è morto. Quindi da una parte c'è questo incameramento all'interno di dei regimi belli definiti, molto stagni, e dall'altra invece una certa, una sorta di libertà, di nuovo meno poetica e più narrativa, che ci riporta invece a una materia che è molto vivente. Quindi nel momento in cui ci è venuto fuori questa cosa, poi in un periodo in cui uscivamo da delle situazioni un po' difficili per noi, perché avevamo dovuto prendere delle scelte, Beh fare delle sì, ne scelte è sono sempre successe di complesso. cose ultimamente, all'interno del Sì, beh, gruppo. ne sono successe parecchie, nel senso che, come sapete tutti, un nostro amico, collaboratore, fraterno come Daniele, un paio di mesi fa, lui in realtà molto prima, onestamente, aveva detto che non riusciva più a vivere con certi regimi, perché in realtà la musica ti porta a dei grossi sacrifici, e per cui ha A un fatto certo delle punto, no, si è scelte. costretti a fare delle scelte anche strappandosi un pezzetto di cuore, gran parte, spesso gran Ma parte del guarda, cioè, cuore. per noi sai che le cose accadono, nel senso, nel momento in cui hai a cuore quello che stai facendo, quindi ti piace continuare a farlo perché trovi una motivazione vitale in quello che fai, cioè necessaria. Allora lo fai. Nel momento in cui questa motivazione viene messa in discussione, perché subentrano nella vita altre motivazioni che possono essere più o meno Certo. importanti, comunque di rilievo, ognuno compie le sue scelte. Per me la cosa straordinaria è che Jack ha avuto l'onestà di dichiararsi subito e di prestarsi al gruppo, quindi questo fa di lui la persona straordinaria che è sempre stato, dicendo: io ci sono finché avete bisogno, però cercate di, insomma, di sostituirmi, perché io non ce la faccio più. Quindi così abbiamo fatto. La fortuna vuole che, probabilmente questo è il nostro destino, ci troviamo sempre vicino poi dei musicisti nel Le momento energie cruciale. cosmiche, le energie cosmiche lavorano a vostro favore. Sai che Ma sì, ultimamente così io ho questa visione molto olistica della vita, ma Ma guarda, io Morena, se vuoi, l'ho sempre avuto, perché nella mia vita ho dovuto fare un passaggio, cioè ricreare la mia spiritualità, visto che mi si era stato indotto da bambino a una spiritualità molto ferrea, cioè, e quindi anche lì molto incamerata, che però io non mi spiegavo. Diciamo che il senso del mistico mi arriva dal di lì, si intercetta lì, però ho dovuto poi rispiegarmi tutto, quindi come te ho dovuto crearmi delle situazioni, delle motivazioni che sono poi tangibili realmente nella vita. Se non fosse così, tutt'altro che di spiritualità si chiamerebbe, insomma, un credo fideistico assoluto, ma senza senso, Cioè, a un certo eh? punto, no, ti ritrovi a valutare che tutto quello che sai della spiritualità è perché ti è stato in qualche maniera indotto con la forza. E il mio processo è stato all'inizio di smantellare proprio tutto, anche a livello, rimettere in discussione addirittura il concetto di Dio, no? E la cosa straordinaria è che poi alla fine scopri che ne hai bisogno e lavori per ristrutturare un tuo pensiero, un tuo sentire personalissimo e lì veramente credi in qualcosa perché te lo sei andato a cercare, ne hai avuto bisogno, non è che ti è stato tramandato come una zavorra di cui non sai cosa fartene. Ma come dici tu, nel momento in cui tu hai chiamato in causa una parola molto complessa e difficile, che poi io richiamo sempre all'ordine, dicendo che Dio è semplicemente nient'altro che una parola nel quale vengono incorporati dei concetti, dopodiché è stato abusato e violentato in tanti modi. Però sì, chiaramente l'uomo ha bisogno di questo contatto verso l'esterno, verso Verso l'assoluto, cioè l'alto. è il suo passaggio, cioè quello che lo rende fondamentalmente una creatura alla ricerca, ed è quello che in realtà noi dobbiamo essere. Dopodiché, cioè, che ognuno lo trovi poi dove gli pare, è chiaro che chi cerca trova, e chi non cerca non è che.
Però sai, a volte ci sono anche quelle fortunatissime, la serendipità, ossia che mentre cerchi una cosa ne trovi un'altra, è qualcosa di eccezionale. Ah sì, noi lo chiamiamo l'ano, una botta di ano, direi. Non lo so se è la stessa cosa, boh, però capita che mentre stai No, ammetto cercando... che si possa credere nella fortuna di nuovo, dopo tu parli di contingenze cosmiche, io ti dico sì, anche, guarda, anche secondo me molto spesso è così, però più siamo noi sensibili e ricettivi, più ci accorgiamo. Dopodiché potrebbe essere anche tutto un grande inganno Non che in sei d'accordo, realtà. scusami, non sei d'accordo riguardo al fatto che nulla è un caso, che tutto accade per una ragione, la Ah beh, sì, sincronicità. ma te lo può spiegare anche un fisico, il rapporto causa ed effetto, assolutamente sì, cioè, nel senso che non abbiamo bisogno di scomodare un concetto filosofico, ed è certo che è così, dopodiché l'uomo, secondo me, ha come grande compito quello di ordinare, per capire, e quindi nel mettere ordine in mezzo a questa grande congerie ci si trova delle volte, io ho vissuto delle volte delle grandi convinzioni che poi sono state smantellate, però Ma la questo è cosa bella è che fantastico, io credo sia fantastico, sì. no? Ogni volta che uno ha una convinzione ci crede, sì, perché così poi arriva una cosa e ti ribalta, la Beh, sei percezione. costretto a. Io per fare un esempio, adesso devo spiegare queste cose a mia figlia e lo devo fare io perché Guarda, so che non voglio poi mi spiegarle a passi nessun Anita altro. perché deve dirmi delle cose su di te. Ah sì, vuoi parlare con la mia bambina? Tanto è qui vicino a me, quindi dopo se vuoi te la passo. Però cioè, secondo me, guarda, è molto come quando tu guardi un quadro da troppo vicino, no? E inizi piano piano ad allontanarti. Ecco, il corso della vita è l'allontanamento da un quadro e tu ti rendi conto piano piano che quello che pensavi fosse aver identificato come una figura, come qualcosa che hai visto, in realtà fa parte di qualcosa di molto più complesso che prendi un'altra forma, man mano vai allontanandoti. Quindi quando arriverai alla fine, se mai arriveremo alla fine, avremo un concetto che è radicalmente diverso da quello Ma è da cui chiaro siamo partiti. che da troppo vicino uno non vede nulla, crede di vedere, Esatto, no, chissà che è un esatto. mondo, invece poi da lontano realizzi che il colpo d'occhio è molto più Brava, ma grande. sai qual è il problema? Che magari credi di vedere meglio, cioè, Da capisci? lontano, certo, ma... No, no, da vicino, la gente crede di vedere meglio. Sì, ma E questo è un invece è grave problema di un'illusione, distorsione, è brava. un'illusione. Come nelle Esatto, sì, cose, assolutamente. quando ci sei troppo dentro non vedi. Quando riesci ad allontanartene e a prendere una distanza, allora cavolo, da lì tutto assume un altro contorno e dici, Madonna, quante cavolate ho fatto quando ero lì vicino. Ma però, come tu hai giustamente anticipato prima, questo rapporto di causa ed effetto ti porta a giustificarti ogni volta e dire guarda, era tutto necessario. Sì, è vero, E come dice mia moglie, dice questo è la scusa di quelli che fanno delle grandi cazzate. Mia ma... moglie. Non sono d'accordo, perché anche le cazzate servono, Matteo. Secondo me, tutto va preso come una lezione, no? Ma anche secondo me, ma noi siamo quelli che le facciamo di solito, quindi Vabbè, per ma le forza. fanno tutti, non siamo gli unici. Noi ne facciamo di più. Ah, no, non sono d'accordo, dai. Non siamo così terribili. No, tutt'altro, hai ragione, guarda. Poi siamo qua che Senti. parliamo di misticismo, quindi figurati. Ma guarda, che te lo dico a fare. Che te lo dico a fare, brava. Non è che ti sto qui a chiedere, dunque, quel sintetizzatore perché in quel punto l'hai messo così, no? Proprio niente. Anche perché io non lo so, sai che devo chiederlo ad Alberto questo. È vero, tu non sai fare nulla, diciamolo Ma a tutti diciamolo quanti. proprio obiettivo, adesso nulla, nulla, no, non scherziamo su Ma questo, no, io sono un dai. grande artista e tu lo sai, no, È scherzo, vero, no, no. chiaramente no, No, no. io posso buttare giù le fondamenta, ma devo chiamare l'architetto, cioè, Vabbè. a buttare sulla casa, quindi Ma alla fine bisogna vedere. ognuno è bene che si occupi di quello che è il proprio talento e lasci Ma poi il io c'ho talento degli altri agli Maradona altri. in casa, io che faccio? Mi metto Ma a scusa. produrre io che c'ho Alberto, ma stiamo Cioè, scherzando, no? tu non puoi tirare un gol così preciso come lo potrebbe fare Alberto, tu ti Brava, occupi infatti. di smarcare, che ne Di so. fare casino, appunto, si Io diceva, quindi. non conosco il calcio, perciò non riesco a fare delle metafore Ma abbastanza potevi intelligenti. sceglierne un'altra di metafora, magari più adatta a te. Vabbè, tu mi metti in campo Maradona, io mi adeguo alle circostanze, lo sai che arranco. Vabbè, lasciamo stare. Tra l'altro, poi tu sei un calciatore, per cui siamo Un vivi. calciatore, veramente, è la mentalità del calciatore che, ed è sempre stato difficile fare convivere le due cose del cantante e del calciatore, perché in realtà attraversano due mondi che sono
completamente dissonante, come un accordo che suona male. Per fortuna è arrivato Schoenberg a spiegarci che invece va tutto bene, e quindi a quel punto ho fatto convivere tutto con buona pace di me e della mia psiche. Senti, ritornando ai morti, la prima frase di questa canzone dice: muoio di noia, più nessuno sa sorprendermi. Come va la situazione a posteriori questa frase? Nel senso, realmente hai attraversato questo momento in cui la noia, che poi è anche uno stato d'animo sublime, no? Per certi filosofi e pensatori, niente vale come la noia nella vita, perché... Ma chi è? Califano questo, probabilmente. No, lo stesso Leopardi era un sostenitore della noia, ma anche... Guarda, io e Leopardi probabilmente non saremmo stati amici, vedila così. Non avrebbe giocato con te a pallone, ecco perché sei un discriminatore. No, 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 beh, non è quello il fatto, è il fatto che trovo che è vero che io cerco di non annoiarmi mai, e questo fa di me una persona attiva da un certo punto di vista. Il dramma è che più vado avanti più mi annoio, nel senso che mi sorprendono sempre meno dischi, mi sorprendono sempre meno film, ma immagino che sia perché quando perdi lo smalto e la brillantezza della gioventù, cioè della cosa ex novo, di quello che ti capita per la prima volta, dopodiché per riprovare certe emozioni forti devi trovare sempre qualcosa di meglio, ed è difficile, nel senso, soprattutto in un momento, secondo me, di appiattimento culturale come questo, dove cosa ci vorrebbe per sorprenderti, Matteo? Una guerra. Ah, vabbè, una cosina così. No, nel senso, guarda, mi trovo ultimamente, adesso sta leggendo, insomma, mai ha portato a casa questo libro di un maestro molto bravo, adesso non ricordo il suo nome, un maestro straordinario che insegna dai bambini degli elementari, te pensa, è improntato tutto l'anno accademico sui filosofi, quindi un maestro degli elementari, vabbè, però vuol dire una persona molto capace, che ti dice: se vuoi spiegare a tuo figlio la pace, è inutile che tu gliela meni, devi fargli capire che cos'è la guerra. Allora, purtroppo, no, purtroppo, per fortuna dovrei dirti, ma siamo una generazione che non ha mai vissuto il disagio, mai, cioè prima di noi probabilmente, forse già i miei genitori disagio hanno vissuto il boom economico e non il disagio, quindi abbiamo fatto tabula rasa di tutto quello che era la nostra cultura, la cultura del contadino, la cultura del popolino, cioè la cultura pre-industrializzata non esiste più, siamo cresciuti con la marca dei jeans attaccati alle toppe piuttosto che il giubbottino bello e le merendine, d'accordo? Questo ha fatto in modo che si livellasse la cultura, cioè venisse portata una cultura globale in tutti i paesi del mondo, facendo dimenticare chi siamo. Allora, per riprenderci quello che siamo, evidentemente dobbiamo riprenderci i rapporti umani così come li sappiamo gestire. La provocazione mia è dire la guerra, però una situazione di disagio porta reale, le persone ad un nuovo rinnovo di sé. Cioè, allora lì ti metti veramente alla prova e capisci chi hai vicino, capisci su chi puoi contare, capisci soprattutto che puoi e devi contare su di te. Altrimenti siamo qui ancora che ce la meniamo, che esce il nuovo dischetto di Arisa, piuttosto che, cioè, capisci, non c'è niente. In realtà la nuova generazione, sto parlando anche di quelli che hanno la mia età, siamo nati in un periodo in cui un'agiatezza c'era. Forse un cambiamento, no, si comincia ad avvertire proprio ora, ma probabilmente, dico ahimè, non abbiamo, come dici tu, gli strumenti proprio adatti in noi stessi per superare i gravi disagi reali, cose che magari avevano i nostri nonni, che hanno affrontato la guerra, la povertà e la fame, no? Davvero. Per cui parliamo di queste cose sempre in maniera molto ipotetica, aleatoria. Spesso ci riempiamo un po' anche troppo la bocca, no? Di certi concetti. Siamo, guarda, abbiamo le case piene di tende dove c'è scritto pace sopra, però in realtà questo valore reale noi non lo sappiamo, non lo conosciamo, capisci? Ma la cosa a volte mi rattrista un po', proprio perché parliamo tanto di pace, poi non siamo neanche capaci, no, di portarla nel piccolo della nostra quotidianità. E allora lì ti fermi e dici: cavolo, in una situazione in cui la pace dovesse mancare realmente, ma cosa faremmo? Probabilmente lì è il dilemma, nel senso che vale la pena alle volte mettersi alla prova. Noi abbiamo molta paura di metterci alla prova, cioè siamo qui che di nuovo
ci annoiamo, perché? Perché poi cioè, in realtà la vita fuori cioè, esiste, continua, cioè, siamo noi che vi abbiamo rinunciato, sì. Proprio perché abbiamo quelle quattro sicurezze che tengono su i pilastri di una capanna dove non ci bagniamo, dove non è così tanto freddo, dove ogni tanto c'è da mangiare. E allora sì, stiamo lì e poi facciamo finta di annoiarci, che tutto sia una merda, ma fondamentalmente la colpa è nostra, insomma, il mondo è grande, vale la pena di conoscerlo. Allora Matteo, facciamo un attimo una piccola pausa, ci ascoltiamo il vostro nuovo brano, I Morti, e poi riprendiamo da qui, ok? Ok.